Buongiorno da Obiettivo News. Oggi, 26 aprile, San Creto Papa. Il 26 aprile di ogni anno, l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale celebra il World Intellectual Property Day per far capire come i diritti di proprietà intellettuale incoraggino l'innovazione e la creatività. La giornata cade il 26 aprile di ogni anno perché in quel giorno, nel 1970, entrò in vigore la Convenzione sulla proprietà intellettuale che istituiva l'OMPI. Dal 2000, ogni 26 aprile, l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale celebra la Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale per approfondire il ruolo che i diritti di proprietà intellettuale, appunto, svolgono nel favorire l'innovazione e la creatività. La giornata cade il 26 aprile di ogni anno perché in quel giorno, nel 1970, entrò in vigore la Convenzione che istituiva l'OMPI. L'OMPI è dal 1974 l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite con sede a Ginevra, istituita con la Convenzione di Stoccolma nel 1967 per incoraggiare l'attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo. La proprietà intellettuale si riferisce alla creazione della mente come invenzioni, opere letterarie, artistiche, disegni e simboli, nomi e immagini usati nel commercio.